E bentornati, incredibile, un episodio pazzesco, assurdo, di Wuthering Waves, mamma mia! Allora ragazzi, belli incredibili, c'è una marea di roba da fare in questo video di Wuthering Waves che voi non avete idea. Il menù di oggi, a parte osservare Shang-Li e continuare a dire che è la best wife della vita, mamma mia, dobbiamo finire questa missione sus che avevamo iniziato l'altra volta con questi due personaggi sus. Poi inizieremo l'evento della luna sus, che assomiglierà molto a quello di Genshin. Poi ovviamente me lo continuerò io off camera, però almeno l'inizio lo volevo fare insieme a voi. Il 5 stelle parte 2 della patch 1.2, se non sbaglio, di Wuthering Waves si può ottenere gratuitamente se ottieni 6.000 punti popolarità nell'evento della luna. Ragazzi, ovviamente io mi impegnerò al massimo per cercare di prenderlo, perché mi sembra molto molto figo, però lo testeremo sempre in questo video incredibile. Mi fa ridere lui che ha sia un braccio meccanico che il Tesseract in mano. Per chi segue la Marvel capirà cosa intendo, incredibile. Questo è un'altra missione sus che non so se possiamo fare, però cominciano probabilmente a sbloccarmi gli eventi perché sono a livello 27. Quindi ragazzi, detto questo, buttiamoci nella missione di questi tizi qua che avevamo lasciato in sospeso l'altra volta. Vai! Ok, dobbiamo fare lo spinning sus. Vai, unlock. Ecco fatto ragazzi, top enigma. Che poi questa missione non ho capito se serve a qualche cosa o una missione secondaria, lo scopriremo tra poco. Ok, tra l'altro loro sono tipo mezzi criminali, quindi è tutto un pochino sus. No, vabbè, Shang-Li ha metodi un pochino alternativi per risolvere gli enigmi. Intendevo fare questo, cara. Vabbè, non t'arrabbia però, dai, non t'arrabbia. Ok, dobbiamo prendere questo, metterla qua. Poi dobbiamo riprendere quello di prima. Guarda che bravo. E metterlo qui, questo molto Genshin. E si aprirà questa porta sus. Lo dobbiamo mettere qua. Ok, adesso dovrebbe essere cambiato qualche cosa. Adesso è rosso, quindi posso metterlo qui, ragazzi. È una specie di mega enigma, ragazzi, una cosa abbastanza senza senso, però ci sta. Wuthering Waves, come Genshin, gli enigmini sus sono parte del gioco, ragazzi, quindi. Oh, grazie al godo, posso fare sto coso. Molto bene. Oh, finalmente dei nemici. Ok. Ok. Ah, c'è un arciere sus. Eccolo. Invitation. Allora, dicevamo. Vai. Facciamo il puzzle sus. Ok, down. Era un mega ascensore, fantastico. Ah. Ok, non me l'aspettavo. Questo è un boss che io ho visto in una missione che voi non avete mai visto, perché l'ho fatta off camera, che era la missione di Yilin. Ve la ricordate, la tipa delle marionette? Ecco, la sua story quest aveva la missione che dovevi conquistare il Puppet Master. E alla fine il Puppet Master costruiva una creatura identica a questa, e quello era il boss finale della missione. Qui dovrò ammazzare più o meno la stessa cosa. E infatti si è animato. Oh ragazzi, preparatevi una boss fight violenta, ve lo dico, eh. Questo coso è sus. Ah, dobbiamo usare la piccoletta, che mi avete detto che tra l'altro lei è fortissima, tipo. Ok, vediamo un po'. Vai. Damn. That's damage, bro. Facciamo la ulti. Yeah. Imagination. Bello duro questo, eh? No, ha schivato il colpo sus. Facciamo la ulti di leva. Cioè, leva in modalità berserk che evoca questi cosini che sono assurdi. Senti che danno che fa, assurdo! Me alone, no! È carino che usa attacchi sus, mi piace. Ecco qua. Imitation. Ecco qua. E la ulti. E mi sa che è morto. Yeah baby. Morto. Dai. Comunque Encore è molto forte. Tanto non mi piace alto come combat system, tanto la piccoletta in stile Godoverse mi piace. Ci sta.
Ok, missione finita? O c'è dell'altro? Mi dice che devo tornare sopra, quindi torniamo a prendere l'ascensore sus. Vai. Torniamo sopra. Ok, ho finito l'atto 1, l'atto 6 e ora magicamente sono diventato lui. Ok ragazzi, va bene, io volevo fare la missione sus, però non fa niente. Era già successa, se non sbaglio, che eravamo diventati lui, perché c'è un legame tra Rover e lui, evidentemente. E avevamo sconfitto incredibile quell'uccellaccio. E incontriamo, mi sa, il personaggio nuovo, è lui? No, è un soldato random. Ah, ok, così però brutale. Anch'io voglio sto scimmione come mossa incredibile, deve essere fortissimo. Il problema è che i nemici fighi ancora non li ho sbloccati, ragazzi, quindi ci vuole tempo. Ok. Ok, qui ci sono dei nemici simpatici che vanno eliminati in maniera sus. Evochiamo lo scimmione sus, vai. Emmertation. Ecco qua. Ma questo scimmione è assurdo, ragazzi. Distrugge l'equilibrio proprio, una cosa senza senso. Non volevo usare la ulti perché secondo me ci servirà tra poco la ulti. Lui mi ricorda molto Zhao, per chi gioca a Genshin capirà perfettamente cosa intendo. C'ha pure la Elemental Skill che assomiglia a Zhao, quindi. Ragazzi, lei secondo me quando sarà summonabile, secondo me ci sarà da ridere, ragazzi, eh. Mi piace molto lei. Io ho letto che nella 1.4 ci sta la tipa delle farfalle che è molto sus. E dopo di lei mi sa che c'è l'ultima patch prima della 2.0, dove ci dovrebbe essere questa signorina qui e Cammeia. Ragazzi, ci siamo capiti? Tanta roba. Ipotizzo che quel banner venderà tanto, ragazzi. Lei evoca i nemici? Figata. Ma che roba! Ranni? Sei tu? Che scena assurda, ragazzi. La Ranni di Wuthering Waves. Ah, e lì c'è qualcosa di importante, eh. Wow. Ah, ma io non posso fare niente, ragazzi. Sono entrato in una missione proprio che, come dire, mi sta portando grandi emozioni. Io volevo fare tutte le altre cose, ragazzi. Ancora non sono riuscito a fare niente. Eh sì, mi sa che è la missione finale del capitolo, che sono tutti i personaggi che abbiamo incontrato. Quindi sì, ci sarà da ridere. Vedi, Ling Yang. Ci stanno tutti, vedi. Momento Infinity War. Wow. Tutti che attaccano la città. Lei tra l'altro non è che l'abbiamo incontrata in altre missioni, la Big Booba Girl. Ah, meno male che mi hanno dato una Rover un minimo potenziata, perché altrimenti era il dramma, veramente. Che figata. Mi piace che possiamo usarli tutti in maniera figa. Invitation. Dai. Ok, dobbiamo eliminare questo tizio sus. Dai. Ok. Andiamo di Ling Yang, vai. Guarda che roba che c'hanno questi attacchi incredibili, che io non c'ho niente di tutte queste cose, assurdo. Spero di sbloccarle anch'io perché mi danno un'idea di cose assurde. Vabbè, migliore missione del gioco questa, mi piace tantissimo. Invitation. Dai. Dai, usiamo pure la Yoimiya di Wuthering Waves, che non è male. Ah, qua quello è vivo. Ok. Ok, questi sono morti tutti. Beh, questo era l'inizio, immagino, eh. Ok, mi sa che torniamo nei panni di Jiyan. Dai. Ma sto gorilla è assurdo, ragazzi. Fa del danno assurdo. Non ha veramente senso. Ok. Ci mette un fottio a ricaricarsi, però ci sta. Invitation. Amici, aspettatemi. Ho sbagliato strada prima. Arrivo di gorilla incredibile. Mamma mia, ragazzi. Sono curioso del boss dentro la luna di Ranni. Mi dà l'idea di Spicy. Ancora. Wow, that's crazy. Non voglio usare la ulti perché secondo me poi arriverà un boss figo che conviene che uso la ulti contro di lui. Nice try. Vabbè dai, usiamo la ulti, dai. È il momento di godere. Ragazzi, il potere del drago sus. Non è proprio il potere del drago sus, ma ci siamo capiti. Dai.
dai. Oh, questo mi sa che è il nemico assurdo. Ed è arrivato lui, l'eroe. Dai, dai, spremiamo questo esserino. È il momento delle botte, ragazzi. Sì, sì, potenziate quanto te pare. Adesso arrivano certe mazzate, ragazzone mio, che proprio dici, mamma mia, come ho fatto a prendere tutte queste botte? Vai, arrivano. Col tuo equilibrio infinito. Dove sei? No, non ci prova. Beccate il gorilla. Dai, godo. Prendi questo. Dragosus. You are wide open. Bello duro questo, eh? Meno male che ci sta il gorillone che gli dà tipo un botto all'equilibrio, che... Oh, adesso ho dolore, ragazzone. Arriva le botte. Vai, prima che si riprenda la stamina. Curviamolo. Mamma mia, quante botte. Ragazzone, ti ho detto che te gonfiavo. Ragazzi, mi dispiace, io volevo fare l'evento sus, ma per adesso il gioco mi sta costringendo a fare sta missione. Quindi sus. Altro filmatino. Ragazzi, sono preso. Ah, beh, quello mi dicono alla regia che è grosso, eh. È un mega mostro fatto di roccia. Wow. Questo è un problema, amici. Si è fatto pure la barriera. Stai per entrare in una missione lunga in catena. I tuoi progressi con le altre missioni saranno frizzate e archiviate. Quando finirai questa potrai tornare. Vabbè, ragazzi, a sto punto finiamola. Abbiamo iniziato, su, dai. Era un video un po' più lungo, ragazzi, ve lo dico, eh. Però ci sta. Gli ultimi video non erano tanto lunghi di Wuthering Waves, quindi direi di recuperare molto bene. Dai, ragazzi, andiamo. Teleporto sus. Dai. Eccoci qua. Siamo livello 28. Molto bene. Ok, andiamo. Ah, dobbiamo sparare con il mega cannone sus alla statua, che figata. Ah, qui c'è roba sus. Dai. Ok, con calma, e qui stanno un po' di nemici simpatici. Ok. Gli volevo fare la ultima. Il bimbo ha deciso di cadere. No, dai, fammi fare l'attacco pezzato. Ha fatto un counter sto coso? Non ti permetti. Ma perché i nemici si incastrano in questi angoletti sus, però? Scusatemi. Ok. Venite, forza. Ok. Siamo la ultima. No, ragazzone mio, mi spiace. Ecco qua. Ancora? Ancora? Ragazzi, sono tanti tizi sus qua, eh? Tanto sono tutti piccoletti sus che ci mettono una vita a gravi tutti. Ok, questo è morto, molto bene. Eliminiamo questo. E per ultimo il simpaticone. Ok. Vai, ulti. Dai, che è quasi crepato. Ok, ci siamo riusciti. Molto bene. Cannone sus in arrivo, vai! Colpiamo questa statua sus, va? Ah no, non abbiamo colpito la statua, abbiamo fatto un buco, adesso noi ci possiamo entrare. Molto bene, ragazzi. Mi chiedo, il boss finale di questa missione sarà la tipa col fiorellino che evocava i mostri oppure quel mostro alato che si vedeva nella luna, finta di Ranni? Lo scopriremo tra poco, incredibile. Andiamo di gorilla sus? Yeah, baby!
Ecco qua, andiamo. There is more of them. Ma pure gli orsi sus? Ok. Ok, facciamo così. Tiriamo questo coso. You are wide open. Se lo dice lui. No, ce n'è un altro che... Ma chi è questo? Ma guarda per me. Ok, abbiamo perso la tipa che fa Kung Fu, che è andata a combattere altri nemici. Siamo in tre. Vedrai se non rimaniamo in due. Quick time event incredibile. Ok, andiamo. Che poi sto sbloccando portalini sus, ma io mi chiedo, è proprio l'area nord sus, vedi? Che io nell'altro episodio vi facevo la battuta su come si sbloccava, lo vedi? Tutto canon, ragazzi, tutto canon. Tanto fammi sbloccare questo perché è la cosa più importante. Tocca eliminare sti cosi. Un sacco di nemici sus da massacrare, ragazzi. Ecco qua. Questo è morto. E si va. Evidentemente non ti fanno esplorare quest'area se tu non fai la missione, che da una parte ha senso. Andiamo. Ok, fantastico. Dai, spero ci sia un boss fichissimo là dentro, ripeto. Andiamo. Meno male che ti danno i personaggi al 50, perché i miei erano un po' debolini per fare sta missione. Meno male che il gioco pensa che magari la fai sottolivellato e dici, dai, sai no. Stavo aspettando che quei due venivano qua, però non fa niente. Volevo fare una roba un po' più sus, però non fa niente. One of the sound. Dai, dai, famo la ulti. Mamma mia, che massacro! Beh, qui li abbiamo veramente devastati col potere del Drago Sus, ve lo dico, ragazzi. Ok, dobbiamo rompere i muri per fare un... Ok, fichissimo, abbiamo letteralmente preso un palazzo, abbiamo detto fallo venire qui, ok, piace. E altri nemici sus, vai ragazzone! Ok. Ok. No, non credo lo farai. Break. Si muore. Ah, ma c'è un altro arciere sus. Mi piace quando ne rimane sempre uno in vita, tanto per dar fastidio. Sta cosa è fighissima comunque. Dai. Altri nemici sicuro? No, niente nemici, dai. Ah, amici. Questo mi dà l'idea di duro. Questo c'ha una corazza. Tanto per rendere le cose ancora più spicy. Dobbiamo prima rompergli lo scudo. Ok, andato. Adesso devi essere purgato. Ok. Dai, che gli rompiamo lo scudo. Ok, gli ho rotto lo scudo. È andato questo. Ok. Ecco qua, crepa. Bellissimo, gli ho lanciato un muro addosso. Va bene, ci sta. Ah, amici. Oh, e che fai? Te ne privi dell'uccellaccio sus al 50? Abbiamo problemi, amici, qua, eh? È duro il bimbo, eh? Ok. Facciamoli un po' di ulti con questo qua. Altrimenti qua. Ok. Vai col gorillone sus, mamma mia. E dai che abbiamo rotto l'equilibrio. Ulti. Shake the shakeless. Dai. No, peccato. Ulti. Dai, dai, dai.
Dai! Fantastico, mi sto a divertire, ragazzi, Ok, lentamente stiamo arrivando in cima. Ok, saliamo un pochino. Ok, voliamo ancora più in alto. Dobbiamo veramente levare gli ostacoli per poter fare delle cose molto spicy. Ok, vai. Vogliamo in alto. Dai, che la salva lui. Vabbè, ovvio. Of course. Secondo me loro due potrebbero essere una bella coppia comunque. Ecco qua il cuore di questo affare. Ah, è un dungeon, tipo? L'ho cliccato e sono entrato da qualche parte. T'ho visto. Questo non è il tizio, tra l'altro, che abbiamo incontrato all'inizio gioco? Porca miseria, quanto mena. Questo c'ha fase 2, ragazzi, vi ricordo, eh. Sembra innocuo, ma il bimbo nasconde delle sorprese. Si evolve, tra un po' diventa una furia. Ok. Ok. Vai. Dai, 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 è morto. Fase 2. Dai, fase 2, vai. Sì, dicevo, questo è lo stesso tizio che abbiamo incontrato a inizio gioco, che toccandogli tipo la mano, non mi ricordo, abbiamo visto delle visioni su il nostro passato. O almeno gli somiglia. Ok, la luna si è alzata. Ah, beh. Questo mi sa che ci fa uno di quegli attacchi sus importanti, eh. Oppure esce una creatura mistica, sarebbe fighissimo. Ci ho preso. È la creatura che si vedeva prima. Ehi, Trina, sei tu? Vabbè, per chi ha giocato Shadow of the Erdtree capirà la mia citazione. Sembra Trina. Tra l'altro livello 50, con un quantitativo di vita importante. Ok. Don't you dare close to me. Ok, dice che non vuole che gli stiamo vicini. Molto figo, però. Ok, facciamo la ulti. E lui mi era come un fabbro comunque. Break. Ok, dai, si rialza palese su. Ah, una specie di scudo dove ha il cuore. E mo si rianima. Sembra quasi che questa luna la usi come un pupazzo, infatti stavo dicendo come una marionetta. Wow. Ok. Watch out for range attacks. Range attack, ho capito bene? Rover. Have you noticed? Sì, l'ho notato anch'io, ragazzone mia. No, 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 via, 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 qua tocca correre. Amici, mamma mia! Siamo morti. Ho finito la stamina! Mi sa che ci muoio male, ragazzi. Ah, mi posso parare dagli attacchi colpendoli, fichissimo! Ok. Wow. Dai, e questa è proprio una coattata, che posso pararmi. Ok, quasi, mamma mia, scusa. Ah, mi fa un raggio sus, mo qui che faccio? Ah, si sta sacrificando per noi, cavolo. Ok, ha parato il colpo. Vabbè, questo personaggio è assurdo. Vi ricordate che lui tipo è il generale che ha preso il posto di quello che era stato impossessato dai demoni, cose sus? Quindi lui è fortissimo e si è preso una bella botta per noi. Wow. Dai, Rover, facci sognare. Wow. With the punch, baby. Wow, la vuole assorbire. Vabbè, giusto, tutti che combattono. Dai, che si potenzia sus, vai. Dai, ci piace così. Gli abbiamo preso un'ala.
Wow! Avrei gradito un quick time event qua. Che abbiamo sbloccato, scusami, il potere dell'ombra? Rover ha preso l'abilità Havoc Damage, quindi ora facciamo danno oscuro. Siamo passati da avere Rover a 4 stelle a 5 stelle di colpo, mi sa. Ok. Ok, non è che facciamo un danno assurdo, però. Vabbè, ci sa che è dura, la signorina. Mother needs weapon. Mo che faccio? Ragazzi, fa male questa diva. Wow! Oh, cerco! Pure il quintamento l'ho messo. Wow! Dai, lo sapevo che lui era ancora vivo. Ulti! Io la ulti nuova! Che figata! Che prende le alette, sus! Wow! Ma che figata! Che figata! Pazzesco! No! Non farmi i colpi su dell'ascia! Sì, l'ascia, scusatemi la faccia, mi sto impazzendo. Ok, mi sto concentrando un pochino, anzi, un attimo. No! Rover? Non riesco a schivare questi colpi. Pure il tornado sus? No, baby! Ci piace? Vai, non mi ha fatto niente. Fammi capire, Rover è diventato un tank adesso, magicamente. I danni. Ok. Ok, colpiamolo un po' con lui che lui fa più danno. Ok. Sì, Rover praticamente è il tank della vita. Ok, distrutta ragazzi. Vai Rover. No, lui gli lancia il drago su se non la colpiamo. Che figata. Wow. Ragazzi, che episodio è? Assurdo. Comunque Rover oscura è meglio di Rover luce per quanto mi riguarda. Ha attacchi molto più interessanti. Ok. Ancora? Fase 3? Ok. Ah, pure. Ok, sta facendo un'esplosione assurda e noi ci pariamo con il potere sus. Che figata! E che cazzo è questo? È un pal? Cosa ci fa questo animaletto qua? Cioè, sto coso si è mangiato tutto quanto? Che cos'è? Paimon di Wuthering Waves? Ma chi è sto coso? Per carità, mancava l'effetto mascottina in Wuthering Waves, ora c'è. Dovrebbe essere un chest leggendario come minimo, Beh, almeno 40 gemme. Siamo a livello 28 e mezzo. Abbiamo finito l'atto 6. A new companion. Ok, quindi quel coso è il nostro companion, questa specie di Paimon dei poveri. Credo abbiamo completato la prima grande parte della missione principale di questo gioco, è stato veramente figo. Wow, ok, sono ancora scosso dal combattimento, è stato fighissimo, però voglio concludere il video facendo la parte 2 almeno. Quindi proviamo Shangli Yao, personaggio 5 stelle che potrete prendere gratuitamente se fate tutto l'evento della luna incredibile. Ok. Ok. Beh, non si può dire che non è veloce, ragazzone. Wow, ma è tipo un cyborg, ma che figata. Ok, l'elemental skill è un po' insignificante. Però se si carica diventa più spa. Ok, riro quello che ho detto, no? Ok, se la fa in gruppo è spicy. Voglio provare pure la ulti, appena ne ho le possibilità. Non è male, secondo me può regalare soddisfazione. Voglio vedere la ulti, però. Facciamo la ulti contro i lucertoloni. Wow. Ok, la ulti è tanta roba. Ma che poi blocca il tempo, scusami, ma come funziona? Ok, ragazzi, è tanta roba. Allora, come prima impressione devo dire
Complimenti, ragazzone Mena, non vedo l'ora di averlo per poter iniziare, come dire, a usarlo nel team. Allora, cominciamo a fare almeno l'inizio di questa missione per sbloccare l'evento della luna incredibile, ragazzi. Mena, in gruppo secondo me rende meglio che in singolo, però sarà curioso provarlo. Volevo almeno iniziare questa missione insieme a voi, ragazzi, e poi ci salutiamo, ragazzi. Mi spiace che alla fine ho fatto più trama che evento sus, però è stato talmente figo, ragazzi, mai potevo immaginare che oggi facevamo il finale dell'atto 1 serio, ragazzi, con questa mega boss fight. Insomma, penso sia venuto un bel video sostanzioso. Ok, ragazzi, abbiamo sbloccato l'evento. Praticamente ho dovuto parlare sia con il tipo con il braccio sus, che mi ha mandato da una parte, ho parlato con la tipa che dipinge, che abbiamo provato nell'altro episodio, la support di ghiaccio sus, mi ha sbloccato l'evento alla Genshin. Primo evento che faccio di Wuthering Waves, vero? Ok, abbiamo fatto il livello 1 di popolarità, poi dobbiamo arrivare a 6.000 punti, siamo a 200. Ragazzi, ci metterò un po', mi sa, eh. Vedi, questo è il tizio che poi sbloccheremo, che abbiamo provato poco fa. E questo robottino rosso è Patti, che ci segue, perché abbiamo anche un robottino rosso, ragazzi. Comunque, ragazzi, io direi di concludere qui questo video di Wuthering Waves. Vi ho fatto anche vedere l'inizio dell'evento. È bello lungo perché è veramente tante chiacchiere, alcuni dialoghi non li puoi neanche skippare, quindi sus. Ragazzi, io vi ringrazio per aver seguito questo video assurdo di Wuthering Waves, dove abbiamo fatto molta trama di gioco per la prima volta, veramente tanta, incredibile. E poi abbiamo provato il personaggio nuovo, che dal prossimo episodio al 90%, se lo riesco a sbloccare, incredibile, lo metterò in team, magari al posto del tank della tipa che fa Kung Fu, tanto per variare un pochino, se lo riesco a portare al 40, incredibile. Sono finalmente tornato a essere a un giusto tempismo tra patch che esce, video della patch che esce, così ho anche più tempo per fare un po' di video, ragazzi, perché ho dovuto fare alcuni video in questo arco narrativo assurdi, sapore di Godo, anti-show, quattro chiacchiere di Godo, video assurdi, ho bisogno di tempo, ragazzi, per registrarle, perché ci metto veramente tanto. Quindi, semmai non vedete queste serie gacha per almeno una settimanella, 10 giorni, perché ve l'ho messa di più prima, di meno dopo, perché aspetto la patch dopo, incredibile. Comunque, ragazzi, vi vedrete più Elden Ring, che voglio a video, ho 25 video di Elden Ring, ragazzi, non avete idea? Ragazzi, che il godo sia con voi e ci vediamo al prossimo episodio.